Santini, vediamo se è possibile il collegamento. Ecco, no, già vediamo le immagini in diretta, il momento del passaggio sul Nibbio con Kiel Nilsson, svedese, in classifica un ritardo di 11 minuti e mezzo circa, è in fuga da una ventina di chilometri Nilsson, e ora il suo vantaggio è intorno ai 2 minuti e mezzo, secondo l'ultimo rilevamento che era stato fatto un paio di chilometri prima del passaggio sul Nibbio. Dunque Kiel Nilsson al comando, circa adesso 46-47 chilometri alla conclusione, in discesa verso Chianciano, si supera Chiusi, poi Chianciano, e l'arrivo è in leggera salita proprio dentro Chianciano. Dopo aver visto il passaggio di Nilsson sul Gran Premio della Montagna del Nibbio in diretta, sta avvenendo adesso questo passaggio, quindi abbiamo subito stabilito il collegamento in diretta, lo vediamo passare, poi avremo appunto ancora 46 chilometri prima di arrivare a Chianciano, quindi considerando la discesa, considerando il normale, consueto aumento di velocità nella fase finale, diciamo pure che avremo circa un'ora più o meno. Ecco il momento in cui Nilsson è passato sul Nibbio, possiamo a questo punto attendere oppure andare a cercare con l'elicottero, andare a cercare gli immediati inseguitori per visualizzare la situazione alle spalle di Nilsson, la cui fuga è cominciata ormai da una ventina di chilometri. Nilsson è scattato fra Baschi e Orvieto, ecco il gruppo inseguitore che si sta sgranando, vediamo la maglia verde di Piccolo che va a controllare la situazione proprio per... c'è Bob Roll, lo statunitense Bob Roll, che è davanti a... al maglia verde di Nilsson, e davanti a Piccolo, e naturalmente Piccolo sta controllando la situazione per incrementare la sua posizione di classifica subito.